ostocondrosi dell'arto superiore. Tutte le epifisi e le apofisi dell'arto superiore possono essere colpite dalla malattia osteocondrosica nell'età evolutiva e per la loro scarsa frequenza vengono classificate tra le localizzazioni rare dell'osteocondrosi giovanile. Le lesioni osteocondrosiche delle ossa del carpo, invece, per la loro peculiarità, vengono inserite da molti autori tra le osteonecrosi asettiche dell'età adulta, sebbene non manchino osservazioni nell'infanzia e nell'adolescenza. Osteocondrosi della testa omerale, malattia di Haas. L'osteocondrosi della testa omerale si manifesta tra i 3 e i 15 anni, età media 6 anni, con scarsa sintomatologia clinica, dolore, limitazione funzionale e segni radiologici costituiti da irregolarità, addensamento, pezzettamento del nucleo e successiva graduale ricostituzione. Lo stadio finale è abitualmente rappresentato da una testa omerale non perfettamente sferica, con alterazioni strutturali e collo accorciato, ma con immobilizzazione protratta è possibile anche la restituzione ad interno. Osteocondrosi del gomito. Nel gomito si possono avere le più svariate localizzazioni osteocondrosiche, dato il numero dei centri che concorrono alla sua conformazione e la loro diversa epoca di comparsa. È eccezionale l'interessamento globale di tutto il gomito. Solitamente vengono interessati uno o due nuclei di ossificazione. Quello più frequentemente colpito è il condilo omerale, che è interessato soprattutto nell'età compresa tra i 5 e gli 8 anni. Seguono, in ordine di frequenza decrescente, l'osteocondrosi della troclea, che insorge più tardivamente, e quella del capitello radiale. Più raro l'interessamento dell'olecrano, ed eccezionale quello dell'epicondilo e dell'epitroclea. Il decorso della affezione può essere assai lungo, ma la prognosi è benigna e di solito consegue una riparazione anatomo-radiologica completa. Osteocondrosi del gomito. Bambino di 9 anni, tumefazione e dolore in corrispondenza del gomito destro, con chiare alterazioni osteonecrotiche, addensamento e frammentazione in corrispondenza dell'epitroclea e del condilo omerale. Osteocondrosi del gomito. Bambino di 12 anni, quadro clinico. Dolore alla pressione e ai movimenti del gomito sinistro. Quadro radiologico. Osteonecrosi della troclea sinistra. Osteocondrosi del gomito. Bambino di 7 anni. Dolore articolare al gomito destro. Radiografia. A destra, condilo omerale con aree di osteolisi subcondrale e focolaio di rarefazione lineare con contorni e dimensioni epifisarie conservate. A sinistra, morfologia e struttura dei capi articolari normali. Osteocondrosi dell'estremità distale delle ossa antibrachiali. La necrosi dell'estremo distale dell'ulna è rara e viene descritta solo in soggetti adulti in rapporto con lavori particolarmente gravosi. Ancora più rara la necrosi dell'estremo distale del radio, descritta sia nell'infanzia sia nell'adolescenza, anch'essa messa in rapporto con macro o microtraumatismi. Si manifesta clinicamente con dolore e limitazione funzionale, radiologicamente con nucleo piccolo e disomogeneo per zone di rarefazione. La prognosi è buona. Osteocondrosi delle ossa del carpo. La localizzazione osteocondrosica più frequente è quella a livello dell'osso semilunare, malattia di Kinbrook, raramente osservabile in età infantile. L'azione di macro e soprattutto di micro traumatismi ripetuti è comprovata dal riscontro prevalente dell'affezione in adulti sottoposti a particolari attività lavorative.
La genesi esclusivamente traumatica non giustifica però l'esistenza di casi familiari. La necrosi contemporanea con altre ossa del carpo e la non rara bilateralità della lesione. Non va sottovalutata pertanto l'importanza di fattori costituzionali e di varianti anatomiche. La malattia ha inizio subito, con dolori articolari, limitazione funzionale, tumefazione del polso e infine ipotrofia delle muscolature antibrachiali. Nella fase malassica l'osso appare schiacciato, uniformemente addensato e successivamente va incontro a frammentazione. Nell'ulteriore decorso ridiventa trasparente, con il comparsa della struttura spongiosa senza che riacquisti del tutto l'aspetto normale. La deformità residua condiziona la comparsa di fenomeni artrosici. Osteocondrosi del seminunare. Ragazzo di 12 anni. Raro caso di osteonecrosi dell'osso seminunare in età pediatrica. Osteocondrosi del seminunare. Ragazzo di 14 anni. Addensamento osseo omogeneo del seminunare che appare ridotto di spessore. A distanza di 2 anni, tono d'ombra osseo normale. Osteocondrosi dello scafoide. Ragazzo di 16 anni. La radiografia comparativa dei polsi dimostra osteocondrosi dello scafoide destro, con riduzione della rima articolare tra scafoide e trapezio, più evidente nella sezione TAC e nella TAC tridimensionale. Stesso caso, radiografia dopo l'artrodesi tra scafoide, trapezio e trapezoide. Osteocondrosi dei metacarpi e delle falangi. La necrosi epifisaria può verificarsi anche a carico dei metacarpi, in particolare al terzo raggio, con netta predilezione per il sesso femminile, in età compresa tra i 10 e i 40 anni. Fenomeni analoghi possono riscontrarsi anche a livello delle epifisi falangee in infanti e adolescenti. A questo livello riconoscono un'origine displasica e una trasmissione ereditaria autosomica dominante, e costituiscono la cosiddetta malattia di Thiemann. Osteocondrosi delle epifisi falangee. Ragazzo di 13 anni. Tumefazione, arrossamento, dolore all'interfalangea distale del secondo dito, senza limitazione funzionale. Addensamento marcato dell'epifisi della falange distale. Anomalia presente anche nel padre.